We're in Corato, Puglia, Italy, and today I'm going to meet with Isabella and her family, who are going to show me how they make their tomato sauce in their garden. Finding a family that makes traditional tomato sauce from their own tomatoes in their own house has become pretty rare, sadly, here in Italy. This is such a fascinating tradition, and most of all, it is the original way to make it. So they've got about 20 kilos of tomatoes ready for us. Let's go and turn them into sauce. Making tomato sauce from scratch is a laborious process that takes several hours, from hand-picking each tomato to adding basil leaves into jars one by one. It has a far greater meaning than just preserving the harvest of the summer. For Isabella, her mother Dina, and her daughter Federica, it is a bonding experience that brings together three generations. Quanti anni sono che voi fate la passata tutti insieme? Allora, io personalmente una vita, me lo ricordo da bambina. Isabella and her family planted 80 plants of tomatoes this year. From them, they have harvested about 200 kilos of tomatoes. After seeding in the spring, tomato plants need 2 or 3 months to mature, depending on weather conditions. This is their third harvest of the summer. E il colore, sì, per cui tu capisci che lo puoi raccogliere. Più è maturo, quindi più è rosso e maturo, e più il pomodoro diventa dolce. E sono tutti la stessa varietà? No, o? Abbiamo 3 varietà. Abbiamo il pomodoro tranese, il pomodoro San Marzano, che è questo, e il ciliegino. E di là invece abbiamo anche il pomodoro regina. Quindi avete... Una 4ª varietà. Sì, abbiamo tutte le varietà. Crescono tutti insieme in armonia? Sì. Crescono tutti insieme, hanno bisogno soltanto di molto sole e molta acqua. La varietà di pomodori ideale però per fare la passata è il San Marzano, no? Il San Marzano e il Tranese. Anche il Tranese? Sì, sì. Quindi questi sono i pomodori con cui faremo la passata oggi? Sì, sono stati raccolti 2 giorni fa. A 2 giorni fa? Sì, e bisogna attendere un po' perché deve decantare, il pomodoro diventa ancora più maturo. È più dolce, si tiene raccolto all'ombra. Ah, deve riposare, sì, praticamente deve riposare per un po', 2 o 3 okay. giorni, sì sì. Adesso li prendiamo e li bolliamo. Vuoi una mano? Ok. Ah, qui ci sono varie varietà, ci sono San Marzano. Ci sono San Marzano, ciliegino, regina. Ah, vedi, questo è un tranese perché ha la punta. Sì sì, sì. Sto diventando pure io un'esperta di pomodori. Certo. Ma voi non fate differenza, fate tutto insieme? No, la mischiamo ed è anche più buona. Anche con i regina? Sì, sì. Ma i regina non si fanno le insalate? Ecco, regina. Quelli sono i miei preferiti. Ok. Andiamo. All together, the tomatoes are then boiled over a fire in this big pot. Questo pentolone è di 50 anni fa. 50 anni fa? Sì, sì. E sì. Li fanno ancora così? Ma sinceramente non lo so, comunque è un pentolone del nonno, di mio nonno. Senti, ma qui non c'è tanta acqua, cioè come fanno a bollire i pomodori? Perché adesso devo mettere il coperchio sulla pentola e il pomodoro caccia la sua acqua, quindi Si cuoce nella sua acqua, quindi è più saporito. E quanto tempo ci mette? 5 minuti. 5 minuti? Sì, sì. Quindi è una cosa veloce? Sì. Ok, andiamo. Quindi adesso sono pronti? Sì. Vediamo. Wow! Come puoi vedere... C'è molta più acqua. Bolle, c'è molta più acqua perché il pomodoro ha cacciato la sua acqua. Quindi il pomodoro adesso è pronto per essere scolato. Adesso mi aiuta mia figlia. Quindi passi la tradizione di generazione in generazione. Biscotti. Ma questa è la tua prima volta? No, io diciamo la prima salsa che ho fatto è stata quando avevo 8 anni più o meno, e il mio compito era quello di mettere, tra un po' vedremo, il basilico nelle bottiglie di girare la manovella della macchina per fare la salsa. E adesso ti hanno dato una promozione o fai sempre quello? È la prima volta che diciamo aiuto scolare, vedi. Sì. Okay. Oggi è un giorno speciale, andiamo. Vai di là. Questo è il contenitore per raccogliere il passato di pomodoro, è un contenitore tipico coratino,
antico chiamato in dialetto coratino ucandaried. Ma non si potrebbe usare un qualsiasi contenitore? No, perché questo è di un materiale particolare che non altera il sapore del passato. Ah, e di che materiale è? È di terracotta. E questo anche di famiglia? Sì, questo ha almeno 60 anni. Ok, quindi questo è ancora più anziano all'altro. Sì. Ok. Once drained, the tomatoes are placed in this strainer, which will separate the pulp from the skin and the seeds. It looks like Federica's task got another upgrade, and she's now in charge of pushing the tomatoes in the machine, while Nonna Dina supervises. Di quanto si è riempito. Per ultimo si fa così. Ok. E adesso si sala. Ma perché alla fine hai messo un pezzettino di scorza di pomodoro? Per far sì che venisse fuori tutto il pomodoro che era all'interno della macchina. Ah, perché altrimenti non esce. Altrimenti non esce. Per dargli una spinta. Sì. E poi si aggiunge anche un po' di zucchero per togliere acidità al pomodoro. Un cucchiaino di zucchero. Vediamo di sale, secondo me. Quei pochi pomodori. Che bella. E questi quanti sono? Quanti chili sono? Questi erano 13 kg di pomodoro. 13 kg. Però vedi quanta salsa. Vedi quanta salsa. Quanti bocca ci riusciamo a riempire? Penso tutti quelli che abbiamo. Una decina? Sì. The family uses any kind of container they can find in their pantry, from old honey jars to Coke bottles. Before being filled with the tomato sauce, they are filled with the best possible basil leaves Federica can pick from the garden. This is to add flavor to the sauce. Una foglia solamente. Una foglia di... Sì, perché poi si sentirebbe troppo e quindi il sapore della salsa verrebbe coperto. Quindi mettiamo soltanto una foglia. Per barattolo, sì. Per barattolo. Sì. Togliamo il picciolo, diciamo, e mettiamo una foglia intera. Quindi questo è il tuo ruolo, mettere sì, il basilico. Questo era il mio ruolo da quando ero piccola. Da bambina. Sì. Quindi tu hai selezionato le foglie migliori di basilico, no? Ormai sei abituata. Le lavavo, le strizzavo, quindi era il mio compito. Questi barattoli hanno questo tappo che possiamo chiudere manualmente. Invece queste bottiglie hanno bisogno di uno strumento un po' più particolare. Che sarebbe questo qui. Tappa bottiglie si chiama, non ha un nome particolare. Un nome scientifico, però, un nome in dialetto? No. Un tappa bottiglie. Va bene, però va bene. È uno strumento molto antico, era del mio bisnonno e sono più di 50 anni che lo utilizziamo nel fare la salsa. Si mette un tappo di lattina e si mette sotto, c'è tipo una calamita che se lo prende. The freshly prepared sauce is then scooped into the jars. Quindi quanti anni sono che voi fate la passata tutti insieme? Allora, io personalmente una vita, me lo ricordo da bambina. Sempre in famiglia? Sì, sì. E lei signora invece quanto tempo? C'è anche lei quando era bambina? 81 anni. Quindi ma sono 81 prima anni. Prima si lavorava di più, prima si passava a mano la salsa. A mano? Sì, stava in un recipiente adatto. Come lo faccio vedere, che è rimasto per ricordo il di sopra e si passava con le mani. Con le mani? Con le mani. Invece adesso poi c'è la macchinetta. La macchinetta. Quindi questo sì. Già comunque è più moderno, sì, una maniera più sì. Moderna. Facevamo i quintali lo stesso, tutto passato a mano, che si rompevano le dita. Ma quanto tempo ci mettevate con le mani? Sai. Tantissimo. Sai. Stavate giorni poi interi. Le bottiglie. Erano con il tappo di sughero, dovevi legare con lo spago, io il lavoro mio
a legare le bottiglie. Ah, solo legare le bottiglie? Alla fine, perché le sapevo legare. Da bambina. Potevo avere 15-16 anni. E poi invece con gli anni ha avanzato, ha scalato le posizioni. 81. E la bottiglia? Questa è la bottiglia che abbiamo riempito e andiamo ad utilizzare il tappo. Il momento della verità. Il tappo l'abbiamo già messo sotto per la calamita. Mettiamo così, per essere dritto. E poi andiamo a premere forte. Quando abbiamo sentito il tic, vuol dire che ha aderito bene. Eccolo. E il tappo appare sulla nostra bottiglia. Adesso è sigillato. Adesso chiuso. È sigillato, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di tappo. L'importante è che non sia troppo rovinato, perché se no non si attacca bene alla bottiglia. E poi mettiamo... Sì, qualche si passava la salsa. Ah, passava la base sotto, questo lo poggiavi sopra e con le mani. Tu dovevi spingere. Era tutto manuale prima. Tu è piccolino. E questo è tutto rotto, lo teniamo giusto per ricordo, no? Il ricordo della... Che materiale è questo? È alluminio. Alluminio, leggero. Alluminio. To make sure they can be preserved for a long time, the jars are given a final boil for 15 minutes. This will also sterilize them. Appena bolle, deve trascorrere un quarto d'ora di bollitura e poi si lasciano raffreddare sino a domani. E li lasci nel pentolone con l'acqua? In quel l'acqua. Pentolone, sì. Quindi con non l'acqua, vengono toccati? No, non vengono toccati sino al raffreddamento completo. E poi sono pronti per essere conservati, però devono essere tenuti sotto controllo per una settimana i boccacci. C'è il rischio che possano esplodere. Per una questione di aria che è entrata, che non sono stati chiusi proprio ermeticamente. Che non sono stati chiusi bene. Ora copriamo. Questa è la passata che è stata prodotta la settimana scorsa. Come vedi, è già controllata per bene, quindi non c'è acqua all'interno. Quanti ne avete fatti quest'anno? Di boccacci? Di boccacci ne abbiamo fatti più di un centinaio. Centinaio. Totale 2 quintali e 20 kg di pomodori. Voi, adesso siamo la famiglia... a posto almeno per un anno e mezzo. Ecco, si vedono le foglie di basilico. Sì. Si vede ancora un po' la polpa del pomodoro, certo. No? Non è completamente liquido. Certo. No, non no, deve essere no, liquido. Non deve essere liquido, no. Deve essere... avere una consistenza media, né troppo liquido né troppo denso. Siete fortunati, sicuramente da voi la dopo lasagna, tanto lavoro, la pasta al pomodoro ha un sapore completamente diverso. Buonissima, no? Molto molto buona, ottima.